Ti sei mai chiesto o chiesta cosa accade nel tuo mondo interiore tra le 3 e le 5 del mattino? In quel silenzio notturno, quando la maggior parte del mondo riposa, si apre un portale verso il mistero e la tranquillità. Questo risveglio notturno potrebbe essere la chiave per sbloccare il potenziale nascosto della tua coscienza. Oggi esploreremo insieme i 7 motivi spirituali di questo fenomeno, abbracciando l'illuminante prospettiva di Dolores Cannon. Benvenuti su Ricarica Mentale Esploratori della Coscienza, in questo affascinante viaggio tra i misteri dell'anima e del tempo. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per restare aggiornati su altri contenuti incredibili. Il primo motivo del risveglio tra le 3 e le 5 del mattino è un'esperienza che, secondo Dolores Cannon, è strettamente connessa al risveglio spirituale. Durante queste ore, la nostra connessione con il regno spirituale raggiunge il suo apice. È un periodo in cui le energie circostanti si placano, creando un ambiente propizio per un dialogo più chiaro e profondo con il nostro spirito interiore. Dolores ci ha insegnato che quando ci svegliamo spontaneamente in questo intervallo temporale, potrebbe essere il nostro spirito a cercare di comunicare con noi. Questo risveglio potrebbe essere interpretato come un segnale che il nostro sé spirituale desidera condividere messaggi importanti o trasmettere intuizioni significative. La tranquillità di queste ore speciali crea uno spazio in cui la voce del nostro spirito può emergere in modo più nitido, fornendo una connessione diretta con la saggezza interiore. Aprire gli occhi in questo periodo non è solo un evento casuale, è un invito a essere recettivi alle vibrazioni spirituali che permeano il mondo intorno a noi. Dolores ci ha invitato a prestare attenzione a questo risveglio notturno, considerandolo come un'opportunità unica per sintonizzarci con la nostra parte spirituale e per accogliere le guide interiori che possono illuminare il cammino della nostra crescita spirituale. In sostanza, il primo motivo per cui ci svegliamo tra le 3 e le 5 del mattino è un segno di un risveglio spirituale in atto, un invito a esplorare il profondo mondo dell'anima e a connetterci con la nostra verità interiore. Il secondo motivo del risveglio tra le 3 e le 5 del mattino, secondo l'insegnamento prezioso di Dolores Cannon, assistiamo a un fenomeno straordinario: il velo tra il nostro mondo e la conoscenza universale si assottiglia. In questo intervallo temporale speciale, siamo immersi in un'energia che favorisce una connessione più diretta con la sorgente universale di sapere e saggezza. Dolores ha condiviso con noi la prospettiva che durante queste ore magiche siamo particolarmente aperti a ricevere informazioni profonde e illuminanti direttamente dalla fonte universale. È come se le barriere tra la nostra coscienza e la vastità della conoscenza cosmica si dissolvessero, permettendo al nostro essere di entrare in risonanza con frequenze superiori. Può accadere di ritrovarsi a ricevere intuizioni profonde e ispirazioni creative durante queste ore speciali. Il silenzio della notte offre uno scenario perfetto per ascoltare il fluire armonioso delle informazioni cosmiche. Idee innovative, soluzioni ai dilemmi personali e ispirazioni che sfidano la logica possono manifestarsi in modo spontaneo, guidando il nostro percorso con una saggezza superiore. Questo momento magico tra le 3 e le 5 del mattino diventa quindi un'opportunità preziosa per allinearsi con il flusso universale di conoscenza e abbracciare le intuizioni che si presentano. Seguire il flusso di queste ispirazioni può non solo arricchire la nostra comprensione personale, ma anche portare a una maggiore consapevolezza e crescita spirituale. In sostanza, è un invito a essere aperti e accoglienti nei confronti delle potenti energie che permeano queste ore, aprendo la mente e il cuore all'infinita saggezza che il cosmo ha da offrire. Il terzo motivo per il risveglio tra le 3 e le 5 del mattino è strettamente collegato al processo di rigenerazione del corpo e dello spirito. Secondo gli illuminanti insegnamenti di Dolores Cannon, durante il sonno profondo in queste ore particolari, il nostro corpo e la nostra mente sperimentano un processo di pulizia e rinnovamento. Dolores ci ha guidato nella comprensione di come, in queste fasi notturne, il nostro corpo si dedichi attivamente alla guarigione e al recupero. Le energie della notte agiscono come catalizzatore per avviare un processo di rigenerazione profonda, coinvolgendo la riparazione cellulare, la pulizia delle tossine accumulate e la promozione del rilassamento profondo. Il risveglio spontaneo tra le 3 e le 5 del mattino può essere interpretato come un segnale del nostro corpo che ci invita a partecipare attivamente a questo processo di guarigione.
Potrebbe essere una richiesta del nostro organismo di concedere maggiore attenzione alle esigenze di recupero e di ascoltare le richieste del nostro sistema biologico. Queste ore rappresentano un periodo cruciale per permettere al corpo e allo spirito di rinnovarsi, rigenerando le energie necessarie per affrontare la giornata successiva. Dolores ci ha incoraggiato a prestare attenzione a questi risvegli notturni, a considerarli come opportunità per partecipare consapevolmente al processo di autoguarigione del nostro essere. Quindi, il terzo motivo ci ricorda che svegliarsi tra le 3 e le 5 del mattino potrebbe essere un invito del nostro corpo a partecipare attivamente al processo di rigenerazione e guarigione, aprendo la porta a un benessere più profondo e sostenibile. Il quarto motivo per il risveglio tra le 3 e le 5 del mattino è la connessione con il nostro sé superiore. Secondo l'insegnamento illuminante di Dolores Cannon, in queste ore particolari siamo più in sintonia con quella parte di noi stessi che è direttamente connessa alla saggezza divina, il nostro sé superiore. Dolores ci ha guidato nell'approfondire la comprensione di come, durante questo periodo notturno, il velo tra il nostro io quotidiano e la nostra essenza superiore si assottigli. Il silenzio e la quiete della notte creano un ambiente ideale per stabilire una connessione più profonda con la guida interiore che risiede nel nostro sé superiore. Svegliarsi tra le 3 e le 5 del mattino diventa quindi un'opportunità speciale per sperimentare questa connessione più intensa con la saggezza divina che risiede in noi. Il nostro sé superiore, consapevole delle verità più profonde e dei percorsi che dovremmo intraprendere nella vita, può comunicare in modo più chiaro durante queste ore magiche. Questo risveglio notturno può essere interpretato come un invito a essere più attenti alla nostra guida interiore, a prestare ascolto alle intuizioni che emergono e a seguire il flusso di saggezza proveniente dal nostro sé superiore. Dolores ci ha incoraggiato a considerare queste ore come un momento prezioso per connetterci con la nostra essenza più elevata e per ricevere la direzione su aspetti cruciali del nostro percorso spirituale. Riassumendo, il quarto motivo ci ricorda che svegliarsi tra le 3 e le 5 del mattino offre l'opportunità di stabilire una connessione più profonda con il nostro sé superiore, aprendo la porta a una guida interiore che ci accompagna con saggezza lungo il cammino della nostra esistenza. Il quinto motivo del risveglio tra le 3 e le 5 del mattino è connesso alla partecipazione agli eventi interdimensionali. Secondo l'esplorazione audace di Dolores Cannon, in queste ore particolari la nostra coscienza potrebbe intraprendere viaggi attraverso dimensioni alternative, aprendo la porta a esperienze straordinarie e profondamente significative. Dolores ci ha guidato attraverso il concetto affascinante che durante queste ore magiche, il velo tra le dimensioni si assottiglia, consentendo alla nostra coscienza di spaziare al di là dei confini ordinari del tempo e dello spazio. Questa prospettiva suggerisce che il risveglio notturno potrebbe essere una finestra temporale in cui la nostra coscienza si libera dalle restrizioni tridimensionali, consentendoci di accedere a realtà alternative. Il risveglio spontaneo tra le 3 e le 5 del mattino potrebbe quindi essere interpretato come un segnale che la nostra coscienza sta partecipando attivamente a eventi interdimensionali. Questi viaggi possono portare a esperienze straordinarie, visioni profetiche o incontri con entità spirituali provenienti da realtà diverse. Dolores ci ha invitato a considerare questi momenti come porte aperte verso la vastità dell'universo, dove la nostra coscienza può danzare tra le dimensioni, svelando nuove prospettive e ampliando la nostra comprensione dell'esistenza. In sintesi, il quinto motivo ci suggerisce che svegliarsi tra le 3 e le 5 del mattino potrebbe essere un'esperienza di partecipazione attiva a eventi interdimensionali, aprendo la strada a un viaggio della coscienza attraverso realtà inesplorate e affascinanti. Un invito a esplorare l'infinita vastità dell'universo che si manifesta quando il mondo dorme e la nostra coscienza è libera di esplorare nuovi orizzonti. Il sesto motivo del risveglio tra le 3 e le 5 del mattino è legato all'allineamento con le energie celesti. In questo intervallo di tempo, la Terra si trova in uno stato di quiete energetica, creando un ambiente ideale per sintonizzarci in modo più intenso con le influenze provenienti dal cosmo. Dolores Cannon ci ha illuminato sull'importanza di questo lasso temporale, indicandolo come un'opportunità preziosa per pratiche spirituali e meditative. Durante queste ore magiche, la quiete energetica sulla Terra apre le porte a una connessione più profonda con le energie celesti.
Dolores ci ha insegnato che questo è il momento ideale per immergersi in pratiche che favoriscono l'assorbimento e la canalizzazione di energie positive provenienti dal cosmo. La meditazione, la contemplazione e altre forme di ricerca interiore possono diventare strumenti potenti per allineare la nostra energia con quelle celestiali. Svegliarsi spontaneamente tra le 3 e le 5 del mattino può essere interpretato come un segnale del nostro essere interiore di sfruttare questa quiete energetica per elevare la nostra frequenza vibrazionale. Durante queste ore, Dolores ha suggerito che la nostra mente e il nostro spirito sono particolarmente suscettibili agli influssi positivi provenienti dalle stelle, offrendoci un'opportunità unica di crescita spirituale e di connessione con la forza cosmica. Riassumendo, il sesto motivo ci invita a considerare il risveglio notturno come un'occasione per allinearci con le energie celesti, per abbracciare l'armonia del cosmo e per accogliere le influenze positive che permeano la Terra in queste ore speciali. Un invito a esplorare il potenziale trasformativo di questo allineamento, aprendo la strada a un benessere spirituale e a una crescita interiore più profonda. Il settimo motivo per il risveglio tra le 3 e le 5 del mattino è la preparazione per il nuovo giorno. Dolores Cannon ci ha gentilmente ricordato che coloro che sperimentano il risveglio naturale in quest'ora spesso possiedono un profondo senso di scopo e anticipazione per la giornata imminente. Questa consapevolezza, secondo i suoi insegnamenti, può essere un catalizzatore per una maggiore produttività e successo nel perseguire i nostri obiettivi. Dolores ha sottolineato l'importanza di interpretare il risveglio notturno come un segnale positivo. Chi si sveglia spontaneamente tra le 3 e le 5 del mattino ha l'opportunità di iniziare la giornata con un senso di proposito ben radicato. Questo stato di consapevolezza più elevato può influenzare positivamente il modo in cui affrontiamo le sfide quotidiane e ci avviciniamo ai nostri obiettivi. La connessione tra il risveglio notturno e un senso di scopo è stata spesso evidenziata da Dolores come un dono intrinseco a coloro che vivono questa esperienza. La tranquillità di queste ore magiche offre uno spazio mentale in cui possiamo riflettere, pianificare e nutrire il nostro spirito con la consapevolezza dei nostri obiettivi e delle possibilità che la giornata ci riserva. Quindi, il settimo motivo ci invita a considerare il risveglio tra le 3 e le 5 del mattino come un'opportunità di preparazione mentale per il nuovo giorno. Un'anticipazione positiva e un chiaro senso di scopo possono diventare potenti alleati nella nostra ricerca di produttività, successo e realizzazione personale. Un invito a vedere il risveglio notturno non solo come un evento casuale, ma come un dono che ci guida verso una vita più consapevole e finalizzata. E ora, come bonus, esploriamo l'ottavo motivo del risveglio tra le 3 e le 5 del mattino, la connessione con la coscienza collettiva. Dolores Cannon ha dedicato il suo studio a esplorare la possibilità che coloro che sperimentano il risveglio notturno in queste ore particolari potrebbero essere coinvolti in modo più diretto nella coscienza collettiva dell'umanità, contribuendo a un cambiamento positivo nel mondo. Secondo le credenze intuitive di Dolores, il momento in cui ci svegliamo spontaneamente tra le 3 e le 5 del mattino, può essere interpretato come un segnale della nostra partecipazione attiva alla coscienza collettiva globale. In queste ore, quando la maggior parte del mondo dorme, chi si sveglia potrebbe essere un agente di trasformazione, contribuendo a influenzare positivamente l'energia collettiva dell'umanità. Dolores ha suggerito che durante il risveglio notturno, la nostra coscienza potrebbe essere coinvolta in processi più ampi, influenzando le vibrazioni energetiche della Terra e contribuendo al benessere collettivo. Questo coinvolgimento più diretto con la coscienza collettiva potrebbe essere un segnale della nostra capacità di impattare il mondo non solo attraverso le azioni tangibili, ma anche attraverso l'energia sottile e trasformatrice della coscienza. In conclusione, l'ottavo motivo ci invita a considerare il risveglio tra le 3 e le 5 del mattino come un'opportunità di essere attivamente coinvolti nella coscienza collettiva dell'umanità. Un invito a essere consapevoli del nostro potere di influenzare positivamente il mondo attraverso la nostra energia e consapevolezza. Svegliarsi in queste ore diventa così non solo un atto personale, ma anche un contributo verso un cambiamento benefico e armonioso per quanto riguarda la coscienza globale. Concludiamo questo viaggio nei misteri delle prime ore del mattino con la saggezza di Dolores Cannon, un faro di luce che ci guida attraverso i reami dell'anima e ci ispira a esplorare i misteri che si svelano quando il mondo riposa.
Se ti ritrovi a svegliarti tra le 3 e le 5 del mattino, sappi che sei parte di un'esperienza magica e potente. Ascolta il tuo spirito, connettiti con la tua saggezza interiore e abbraccia il dono di essere sveglio in queste ore straordinarie. Ti invitiamo a condividere la tua esperienza nei commenti e a iscriverti e cliccare sulla campanella delle notifiche. Per esplorare insieme i misteri della mente e dell'anima. Grazie per essere qui e ricorda, la risposta potrebbe trovarti proprio quando il mondo dorme e la tua anima è sveglia. Grazie di cuore, da ricarica mentale.